venuto a sapere che loro due tengono in casa una bimba senza aver nessun diritto legale per farlo. E chi gliene frega? Come funzionario dell'associazione per l'assistenza sociale, intendo internare la bimba nell'orfanotrofio a cui sarà assegnata. Ma sarà sui nostri cadaveri prima di metterla all'orfanotrofio. Vuol dire che vi rifiutate di consegnarla? Certissimamente. Va tutto molto, ma molto benissimo. Bibite. Grazie. Bibite. Grazie. Bibite. E tu cosa vuoi, Stanlio? Bibite. Mi scusi. Sei sempre il solito stupido. Adagio, adagio, adagio. Chiudi. Bene, cosa vedi? Io vedo una donna lunga e un viaggio biondo. Non vedo altro. Piano, piano, piano. Chiusi. Che cosa vedi? Ecco, c'era una volta una ragazzina che si chiamava Cappuccetto Rosso e che aveva una nonna tanto malata. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso la mandò con un cestino poche lo portasse alla sua nonna. Allora il lupo lo seppe e lo mangiò, la nonna. E lui arrivò alla capanna e bussò alla porta. E una voce le disse... disse, avanti! E sapete cosa disse? Lui disse... Pam pam. Pam 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 pam. Canto io le canzoni. Alzati e porta la bambina a letto. Chi ti credi di essere? Dovrei prestarvi $2,000 per un'azienda come quella. Ma non sono mica nato scemo. Guarda, adesso è scemo. Ehi. Esce con quella faccia anche di domenica. Buon divertimento. Arrivederci. Arrivederci. Addio. Buon viaggio! Ciao! Arrivederci!